anche se le due bellissime persone vi voglio bene. Ringrazio a tutti, grazie delle belle parole di Luciano, però è grazie anche sì, al nostro sacrificio, che quindi dovrebbe essere un esempio, diciamo, una stella polare, ricordatevi che di tutte le cose della vita, tutti i lavori, tutte le passioni, se non sono fatte con il cuore non ritrovi, non c'è risultato. Quindi se qualcuno di voi magari vuol fare qualsiasi tipo di attività, compreso il ballo, ma non ha il cuore, non arriverete da nessuna parte. La sera alle 7, dopo tanti ore, si cambia per fare allenamento fino alle 11, poi riparte e a fare lavoro suo, li fanno altri 800 euro. Altri che hanno un negozio che si alzano la mattina presto, vengono alla sera tardi. Questa è la strada maestra. Però se è fatto con il cuore non è pesante. Io sono tanti amici, tra cui Claudio Prudetti, che è il nostro collega prima, che è stato uno che ci ha dato una mano, onestamente, no? Lui mi ha sempre detto che era un pazzo, perché una vita del genere, che parti la mattina, non dormi mai, allenamento, poi due volte al mese andavamo all'estero, poi due volte al mese in Italia, quindi era un disastro, una cosa assurda. Però siamo riusciti a fare quello che altre coppie non sono riuscite a fare in 30 anni, in 5 anni di carriera, perché ci abbiamo messo il cuore. Quindi l'augurio mio, nostro e dei nostri maestri, ancora ci aiuta tanto, questa è stata una delle cardine della nostra carriera, in tutte le vostre attività non è pesante e ci avete dei grandi risultati, ma se lo fate per farlo o perché siete obbligati, andate a mangiare la pizza, andate a merenda, risparmiate soldi sia nel ballo che in altri lavori. Non fate lavori che siete costretti a fare, fate quello che vi piace. Questo è il mio consiglio, ringraziandovi tutti, non fare le premiazioni. Finiamo un attimo con alcune premiazioni che faremo per le persone che ci hanno aiutato a fare quello che noi non credevamo possibile fino a 10 giorni fa. Onestamente non pensavamo di riuscire a fare quello che è successo oggi, quindi, però ci abbiamo messo il cuore e c'è tanta altra gente che ci ha aiutato, presi i nostri ragazzi, le nostre ragazze, che ci hanno messo il cuore perché riuscisse questo. Io vi ringrazio a tutti, vi passo il microfono alla presentatrice e più pratica. Grazie a tutti. Durante la sera ci sarà la moda, piena di gala, torta mega galattica e poi sfilata di moda, quindi guardate, eh? Grazie a tutti. Abbiamo ben sentito, quindi evidentemente è contento e soddisfatto. I maestri vogliono fare delle premiazioni, ma prima c'è un pensiero da parte di una dei figli, che è Monica. Buonasera a tutti, scusate la piccola intrusione prima delle premiazioni, meritatissime tra l'altro. Complimenti a tutti veramente, perché avete fatto veramente una figura eccezionale, tutti, dal primo all'ultimo, a seconda delle possibilità di ognuno di voi. Io però volevo prendere un piccolo momento perché volevo ringraziare i miei genitori, primo perché oggi mi hanno regalato una delle emozioni più belle che io abbia mai vissuto. Voi. Perché
qualcosa in cui scrivere, perché io veramente ballando ho scoperto una parte di me che non conoscevo, ed è un qualcosa che andando avanti mi ha fatto acquistare tanta autostima e mi ha regalato tante belle emozioni. E sicuramente se ciò è stato possibile è stato soprattutto grazie a loro, che me l'hanno permesso anche per i loro sacrifici e che mi hanno insegnato a tenere duro e a impegnarmi sempre e comunque. Dopo questo mio andarello, che ci siamo fatti un po' tutti, dobbiamo ringraziare e dare i ricordi ad alcune persone. Allora, chiamiamo Roberto, assistimi in questa cosa con i nomi. Chiamiamo Cinzia Menghini, qui vicino a noi. Grazie per la collaborazione che ha avuto nella preparazione di questo saggio. Bruna Banzucchi. Noi diciamo che è un po' la sorella di Marisa, perché se le vedete vicino come stile e look si assomigliano molto. La solita cattiveria. Chiamiamo Manuela Graziani. Anche lei valida collaboratrice. Vanessa, che è stata sempre dietro di noi, ma credetemi che è un saggio, è uno spettacolo in genere. Il DJ non sbagli mai la musica, è veramente impossibile. E lei ci è riuscita. Grazie a Vanessa. Eh già. Ah, grazie. Questo lo ricevo io. Grazie. Grazie a voi. Mi diceva Roberto che bisognerebbe un po' premiare tante persone, tutti. E poi, siccome questo allestimento è stato fatto da due allievi della nostra scuola che sono fioristi, volevo Caglio, perché lo do a Caglio un pensierino, al di là del prezzo come dovrà fare lo sconto, però... Questo è un piccolo pensiero per quanto è stata brava, per quanto ha fatto le cose belle insieme a Moreno.